4 bambini in mezzo alla strada, mi sono vergognato tutto quanto, vergognatevi, 4 bambini in mezzo alla strada, vergognatevi, si dà vergogna di tu, la vergogna. Mi dava pietà, ustati, povera gente, ne fate sempre vicino. Mi ha baciato 4 bambini, 4 bambini. Vergogna. Me ne dovete andare tutti! Tutti! Questa è casa mia! È casa mia! È sangue mio, l'ho fatto io! Vedimi, stanno da questa casa! Vedimi di nuovo! Lo stato italiano dove sta? Ma mi fate che è? Sempre! Sempre! Ah, cioè, tu sangue! Quanto sangue sta maglietta! La maglietta tu sangue! Ma ci fa qualcosa! Maglietta! Frumate che è la cosa! Frumate! Ci potremmo stare tutto quanto a sta situazione! Vergognatevi! 4 bambini! Vergognatevi! A me non mi so niente sta gente! Vada a vergogna! Beh, oggi c'è stato l'abbattimento qui a Casale dell'immobile, l'unica casa di necessità della famiglia stabile. Delle famiglie stabili, in realtà, due nuclei familiari, entrambi con minori a carico sotto gli 8 anni. E, sono due nuclei familiari che non hanno alcun tipo di entrata economica, quindi si sono letteralmente trovati per strada, senza un tetto. Anche per varie vicissitudini che sono accadute tra l'amministrazione comunale e la procura stessa, che ha intimato l'abbattimento immediato senza dare una proroga. Siamo stati abbandonati a Casal di Principe per anni, in mano sappiamo un'assenza di Stato, anzi con la presenza di un altro Stato che ha permesso di costruire tutte queste case abusive. C'erano 4 minori, 2 per ogni famiglia. E adesso questi minori trovando a trovare una sistemazione, e il sindaco aveva chiesto una proroga per dargli una sistemazione più definitiva in una casa confiscata alla camorra, però la procura non ha potuto dare, rinviare, perché comunque gli servono altri 100 giorni. Un trauma per questi bambini, che comunque si vedranno sbagliottati da un posto a un altro. Che la cosa di sacrificio, praticamente notte e giorni, praticamente notte e giorni, frate, cucina vivo, sa buscare un puzzichi, guarda, sai che sarà fatto bene. Quindi ci andiamo da sapendo, quindi ci faccio la casa. Perché sembra povera gente, ma sotto, sai, perché Gesù, poi ci stiamo passando. No, non potrei passare. Giustizia, giustizia, perché... La casa è un diritto e non si tocca! La casa è un diritto e non si tocca! È stato un fermo 21 anni fa, e dopo 21 anni gli è stato abbattuto proprio oggi. E quindi non sono interi quartieri a Casal di Principe che sono messi in questo modo, proprio perché gli hanno permesso amministrazioni vecchie di agire in questo modo, magari dicendo anche che non gli sarebbe successo mai niente. Il problema in realtà non è esclusivamente la famiglia stabile, quindi la contingenza specifica di oggi, bensì il fatto che qui a Casal di Principe ci sono oltre 1700 case che devono essere demolite, cioè 1700 famiglie che finiranno per strada, causando in questo modo, oltre il dissesto finanziario, una grave crisi umanitaria, a partire dalla crisi abitativa che verrà acuita, la crisi economica ovviamente, perché queste famiglie, perdendo l'unico tetto che hanno, non avranno più praticamente nulla, dovranno andare a pagare un affitto, e quindi in un periodo di crisi economica come questo, mondiale, sicuramente non è la cosa più auspicabile. Noi del coordinamento ci battiamo sempre per dare solidarietà alle famiglie e per chiedere una nuova legge
sull'urbanistica e l'edilizia, una riforma completa, perché per come è fatta la legge l'abusivismo edilizio praticamente viene incentivato e questo è sbagliato. Noi siamo contrari all'abusivismo edilizio e allo stesso tempo siamo anche contrari a soluzioni del genere che sono sommarie e crudeli. Cioè, oggi è stata abbattuta la casa di persone semplici che hanno fatto sacrifici anni e anni per costruirla. E oggi vederla abbattuta e ci siamo sentiti di nuovo con la mancanza dello Stato, uno Stato che comunque dovrebbe aiutare certe situazioni. Non possiamo dare tutta la colpa a queste persone, anche se abusive. Siamo abusive di necessità, abusive perché la regola in quei tempi era quella, in assenza di altre regole, di altre persone che curavano gli interessi dei cittadini. Noi comunque non ci fermeremo e continueremo ad andare avanti, perché solo in Campania sono 350.000 le case che dovranno essere abbattute.